Numeri pazzeschi per Bitcoin che festeggia il Natale, la chiusura dell'anno con massimi storici giorno dopo giorno. È un costante all time high per Bitcoin, ragazzi. Inaspettato anche per me. Non pensavo a una forza così violenta del mercato. Sicuramente ci aspettavamo un grande boom, ragazzi, ma pensavo si assestasse intorno ai 23-24 mila dollari. Invece ad oggi siamo a 27 mila dollari e 7. Soltanto nelle ultime due giornate ha tirato su 2 mila dollari, 3 mila dollari, come se fossero noccioline. In più sta andando a breccare tutti i livelli di resistenza senza una minima pausa, ragazzi. Bolla speculativa, di nuovo la paura del 2017 incombe sui mercati oppure no? Questo è il grande dubbio, quello che dovremmo svelare in questo video, cercando di capire quali sono state le news, qual è stato il motivo. Possibile che non ci sia anche una news, che l'ho trovata, l'ho scovata, ragazzi, in queste ricerche anche sotto Natale, in mezzo ai pandori e ai panettoni, comunque sono riuscito a trovarla. Vi faccio capire quello che sta succedendo, perché c'è fermento sui mercati, perché c'è sfuggito un anello mancante, lo vediamo oggi. Vediamo sia il motivo di questo grande boom, che è sicuramente innescato anche da queste news, sia il fatto che da un punto di vista di alcuni indicatori, alcuni grafici, non possiamo definire l'attuale situazione come bolla speculativa. Quindi oggi andiamo a fare questo briefing, andiamo a guardare questi dati per cavalcare questo momento concitato, ragazzi, ok? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, sono Mauro Caimi e come in tutti i video di Hyper Up di Bitcoin vi rimostro il mio Bitcoin dorato che ci porta fortuna, ragazzi, e quanta fortuna ci ha portato in questo anno. Ci spostiamo sui grafici per farvi vedere quello che effettivamente sta succedendo in questo momento. Grafico settimanale, guardate il boom incredibile di Bitcoin, ragazzi, sta salendo come un ascensore, nonno. Vedevamo queste cose da tantissimo tempo e, ragazzi, allora faremo un'analisi approfondita. Stiamo per rompere i 28.000 dollari in questo istante, ragazzi, è appena rotto la barriera dei 28.000 dollari, non si ferma, ragazzi. La settimana in questione che va a concludersi oggi ha fatto più 20% soltanto questa settimana. Da un punto di vista invece di analisi sul mensile, siamo addirittura con una percentuale superiore rispetto a quella di novembre, quindi siamo andati a fare un up ancora più grande rispetto a quello di novembre, ragazzi. Allora le analisi approfondite le trovate nella mia Academy, perché sono giorni che sto cercando di seguirla il più possibile, andando a pubblicare delle analisi discrezionali. Di chi di voi, ragazzi, vuole approfondimenti, registratevi in Academy. Nell'Academy Premium trovate il link in descrizione. Non dovrei dirlo, vabbè, ragazzi, comunque. Vabbè, allora ve lo dico lo stesso, tanto me ne frego, perché questo è un video di felicità, perché chiaramente noi siamo tutti long su Bitcoin. Allora, ragazzi, l'Academy salirà di prezzo i prossimi giorni, perché lo sconto presente sul trimestrale non ci sarà mai più, quindi chi di voi entra adesso si troverà un prezzo favorevole, perché rimarrà lo stesso prezzo fino a quando restate nella community. Quindi sono gli ultimi giorni, queste cose non dovevo dirla, ma no, lo dico, ok, me ne frego, ragazzi, e vai. Quindi, ragazzi, iscrivetevi se volete le news approfondite. Sto anche lì per pubblicare un video sulla volatilità, che è la nostra unica arma in price discovery, per capire se stiamo andando a fare massimi storici e poi da lì si va giù. Quindi questo è fondamentale. Tornando sul grafico, ragazzi, questo è quello che sta accadendo, però andiamo subito al dunque a capire qual è stato il motivo principale secondo me, ragazzi. Tempo qualche giorno fa, il 24, che ha innescato poi tutto questo pump incredibile, è stato cambiato in commissione della SEC è stato rimpiazzato, eccolo qui, ragazzi, il chairman J. Clay
Clayton con il nuovo ragazzi che è qui, Alad Roseman. Allora, cosa ha cambiato a questa news? Ragazzi, io non faccio mai news sul canale, lo sapete, è la prima volta forse che vi parlo di una news. Ma questo è importante, ragazzi, perché questo chairman nuovo della SEC è favorevole alle cripto da un sacco di tempo. Vi faccio vedere più volte le sue dichiarazioni sono state favorevoli all'immissione e alla regolamentazione delle cripto. Soprattutto il mercato in questo momento sta pensando che è possibile su Bitcoin avere l'approvazione degli ETF entro il prossimo anno. Questa è la notizia che probabilmente ha innescato una miccia che era già pronta ad esplodere, ma non con questa violenza, perché è l'immissione di nuovi istituzionali è importante in questo caso, ragazzi, perché ci sarebbe una corsa all'acquisto di Bitcoin per metterlo all'interno di questi ETF. Questa corsa probabilmente è già iniziata. Nel mio video che ho fatto venerdì vi avevo parlato di come gli istituzionali stanno cavalcando questa fase e questa cosa sta avvenendo. Vi avevo anche accennato alla possibilità che si innescasse una spirale rialzista di aziende e di istituzionali che andavano a coprire i servizi per istituzionali stessi, ragazzi, e questo è uno di questi motivi, perché se si va a creare l'ETF, per esempio, e viene distribuito da tutti i fondi di investimento, ci sono già gli ETF su Bitcoin, ragazzi, però parliamo di alcuni ETF. Qui invece una regolamentazione di questa di questo mercato darebbe la possibilità a tutti gli strumenti, scusate, a tutti i fondi di andare ad inserire Bitcoin in un proprio ETF. A tutte le aziende della blockchain ne beneficeranno di una cosa del genere. Ragazzi, è un movimento incredibile ed è quello che stiamo vedendo in questo momento. Quindi avevamo l'analisi tecnica favorevole, la ciclica indicava che è la fine del mensile, ma è stato chiuso il 21, ragazzi, su questa cosa. Domani faremo il video approfondimento chiaramente nel canale. Il ciclo mensile è stato chiuso il 21, purtroppo, quando i trend tirano, accorciano e partono alla grande, ragazzi. Non c'è analisi che regge ovviamente contro un trend di questa proporzione. Questa è la news che secondo me ha dato il là al mercato. Qui abbiamo anche i tweet, ragazzi, che danno l'ok, ed è anche una news importante secondo me in questo momento, anche per il discorso di Ripple, ragazzi. Qui vedete insomma anche le congratulazioni al nuovo chairman, un chairman favorevole che poi ovviamente ci lascia anche i dubbi relativamente a quello che è il discorso della regolamentazione, perché con la regolamentazione chiaramente potrebbero cambiare anche tante cose nel mercato delle cripto, ma ce ne occuperemo dopo, ragazzi. Non possiamo andare lì a fare previsioni futuristiche, ma secondo me un po' il dubbio si pone su questo. Infatti volevo chiedervi anche quello che pensate voi relativamente a questa news del nuovo chairman favorevole alla regolamentazione delle cripto. Ok, bam, in questa prima fase, perché arrivano ETF probabilmente prodotti regolamentati, ma dopo cosa succede? Scrivetemelo, ragazzi, nei commenti per sapere un po' anche cosa ne pensate voi. Ma siamo in bolla, sì o no? Andiamo a vedere gli altri indicatori e poi chiudiamo il video, ragazzi. Allora, siamo in bolla. Come lo capiamo se siamo in bolla? Andiamo su Google Trend, perché ci sono dei dati che secondo me sono stra interessanti da vedere, ragazzi. Allora, Google Trend mondo negli ultimi 5 anni, questo è l'app che avevamo visto negli ultimi 5 anni, ragazzi, e che non si sta verificando in questo momento. Questo è quello relativo al mondo. Poi ci sono alcuni singoli paesi dove questo super pump, ragazzi, è assolutamente già stato raggiunto. Per esempio, se guardiamo la Nigeria in questo caso e alcuni paesi del Sud Africa, ma anche l'Argentina, questi paesi, ragazzi, sono in massimo, quindi in super pump anche sulle ricerche Google. Questo Google Trends può indicarci che effettivamente il mercato sta
andando in bolla speculativa. Vi faccio vedere alcuni paesi come per esempio l'Argentina, che è ai massimi del 2017, li sta testando in questo momento, massimi di ricerca, ragazzi, e adesso vi dico anche perché questi paesi sono ai massimi della ricerca. E poi paesi come la Nigeria, per esempio, che abbiamo visto prima, che è proprio su un massimo, ragazzi, rispetto al 2017. Perché questi paesi sono così? Per il problema della svalutazione della moneta, perché sono i paesi più deboli dove la svalutazione della moneta è stata importantissima negli ultimi anni. Perciò vediamo un'impennata delle ricerche su Bitcoin, perché la gente pensa che Bitcoin possa proteggere contro una iperinflazione, ragazzi. Questi sono dati che vengono dalle persone e possono essere analizzati per quello che il mondo pensa di questa criptovaluta. È uno strumento per proteggersi contro l'inflazione, e nei paesi poveri, nei paesi dove la valuta viene costantemente svalutata, si è già verificato, si sta verificando un'impennata delle ricerche su Bitcoin. Lo stesso può avvenire anche nei paesi occidentali. Chiaramente, ragazzi, pensare che il dollaro si vada a svalutare come il peso argentino è una follia. Però se andiamo a vedere, per esempio, se c'è bolla per esempio negli Stati Uniti, ragazzi, possiamo anche vedere una cosa del genere. Allora, noi andiamo a vedere gli Stati Uniti come sono messi, che poi sono uno dei paesi fondamentali, e sono messi chiaramente come l'Italia, è inutile che ve lo faccio vedere, e come il resto del mondo. Ok, ragazzi, allora sono messi in questo modo, quindi non c'è bolla se guardiamo il Google Trends. Altro indicatore fondamentale che può indicarci la bolla speculativa è il famoso greed, fear and greed, indicatore cicli diciamo emotivi del mercato, ragazzi. Questo ovviamente ci dà dei massimi, non sono proprio il massimo storico, ma chiaramente il fear and greed indica che c'è tanta positività sul mercato, ragazzi, tanta positività che viene dalle news che vi ho detto. Come si cavalca un trend in questo modo, ragazzi? Dovete stare sul trend. Trend is your friend, perché avviene una volta nella vita. Questa cosa ve l'ho detta qualche mese fa, vi ho detto: noi cerchiamo sempre solo il trend della vita, perché quando si segue il trend si fa questo, ragazzi: non si va a vendere sui massimi, non si va a cercare di fare profitto come gli oracoli, non è così che bisogna ragionare sugli investimenti. Andiamo a cercare il trend e lo seguiamo sempre, prendendo anche gli stop, ragazzi, anche consistenti, andando a perdere magari alcune opportunità che si possono verificare di chiudere in take profit, ma lo facciamo perché quando parte un trend di questa proporzione, 28.300 in questo istante, noi ci siamo sopra da un sacco di tempo, ragazzi, da tutti gli ingressi che vi ho indicato qui sul canale. Il primo addirittura a $7.900, quelli non di trading ma quelli di hold, ragazzi, va bene? Questo significa seguire il trend. Iscrivetevi in Academy se volete informazioni aggiuntive, soprattutto se avete investimenti importanti, ragazzi, perché il costo è irrisorio, ve lo dico chiaramente, rispetto a quello che si può fare sui mercati in questo momento. Ed è importante per ognuno di noi andarci a confrontare, ragazzi. Io non riesco a dare tutte le informazioni sul canale YouTube perché dovrei stare in live praticamente 24 ore su 24, non ci riesco, ragazzi, è impossibile. Ma domani farò anche un video di approfondimento su tutto quello che sta succedendo con le analisi tecnica e l'analisi ciclica, ovviamente sempre sul mio canale YouTube, ragazzi, quindi iscrivetevi e cliccate anche sulla famosa campanellina. Oggi è domenica, io vi ringrazio e buon all time high a tutti. Incredibile è storia per Bitcoin. Ciao, ragazzi.